Potere, sesso e menzogne. Dopo le dimissioni di Piero Marrazzo al centro di uno scandalo video che lo ritrae con un trans, ora si va verso le elezioni per la Regione Lazio. L'ormai ex presidente per quei video hard è stato ricattato da 4 carabinieri. Marrazzo ha prima smentito, poi confessato. Cosa ne pensano i marchigiani? Ha fatto probabilmente bene a dimettersi. E trovo che non sia giusto l'insistere su degli aspetti che poi contengono una buona parte di ipocrisia anche da parte della società stessa. Ho risposto bene. Non mi sembra il caso che abbia preso questa decisione per motivi naturalmente personali, però comunque no, secondo me no. È l'unica soluzione che doveva fare, dimettersi subito, ma non adesso già. Già è passato quante, 5 giorni. No, non sono in grado di capire la situazione. Uno che ha potere non deve rimanere lì. È più propenso a dei problemi più degli altri. Si è dimesso? E per me lo doveva far prima e non doveva fare quello che ha fatto, nel senso che prima dice che la famiglia ha tutto quello e poi il giorno dopo dice sì, è vero, mi pento, ma era meglio che diceva prima. Poi se lui fa, si diverte come gli pare, va bene, però siccome è un personaggio pubblico bisogna che chiarisce la sua posizione. Politica e morale, due concetti separati oppure inscindibili. È giusto che un personaggio pubblico venga giudicato anche in base alla sua vita privata? Lo abbiamo chiesto ai nostri politici. Io non ritengo giusto che Marrazzo venga giudicato sulle pubbliche piazze. Ha commesso degli atti di tipo privato che io non assolutamente non mi piacciono, però devo dire che appartengono alla sfera privata. Poi in questo però ci sono anche dei fatti corruttivi che invece appartengono più alla sfera giudiziaria. Qualcuno dice perché Berlusconi non si è dimesso? Perché Berlusconi non ha commesso reati, non ha pagato nessuno, ha commesso dei fatti che sono ascrivibili anch'essi alla sfera privata all'interno delle mura casalinghe. E al di là della lettura morale o meno di una vicenda che è tutta personale, tutta privata, vale per tutti. Quando si fa vita pubblica sarebbe sempre opportuno essere molto prudenti rispetto alla propria sfera personale e molto privata. In questo caso c'è stata una coincidenza, lui l'ha giudicata con, dico parole sue, con una leggerezza. Ecco, non usare la sfera morale per battaglia politica è sbagliato. Lui quello che ha fatto l'ha fatto in piena coscienza, io per questo gli do atto rispetto alla sua scelta. In questi casi mi avrebbe ridurre le speculazioni. Le dimissioni di Marrazzo assumono un certo valore di questi tempi, ma non sono certo la risposta alle richieste di cittadini.